Hola, ciao, hi, marhaban, cześć, hallo, aloha, privet, hello. Siamo qui per un'altra lezione di spagnolo e sul Facebook trovate il gruppo al quale potete fare richiesta di iscrizione. Si chiama Lezioni di Spagnolo con Peppe oppure Classes de Español con l'italiano con Peppe. E sul gruppo, molti di voi, una persona mi ha chiesto di fare un video di delucidazioni sul dialogo formale e informale. Allora, in un altro video ho precedentemente spiegato i pronomi soggetto, yo, tu, él, ella e così via. Prima di tutto, per dare del lei ad una persona, come in italiano utilizzeremo come coniugazione verbale la terza persona singolare, la terza persona singolare, accompagnata da un pronome che è usted, che è questo qui, usted, usted. Quindi se volessimo dire come sta lei signora, como está, terza persona singolare, usted. Como está usted? E dove va lei? A donde va usted? A donde va usted? Ora tutti quanti penseranno che invece il corrispettivo, diciamo, plurale sia il voi con la seconda persona plurale. Ebbene, in spagnolo non è affatto così. In spagnolo utilizzano la terza persona plurale, semplicemente. E il pronome diventerà ustedes, chiaramente formando il plurale di usted. Usted singolare, ustedes plurale, con la terza persona plurale anche. Quindi se volessimo dire dove andate voi, come state voi, diremmo ¿Cómo están ustedes? ¿A dónde van ustedes? Che studiate? Parlando formalmente. Che estudian ustedes? Che studi tu? Tu che studia lei formalmente, riferendo sulla persona. Che studia usted? Ok? Quindi volendo dire, il mio telefono sta squillando di continuo, che bello. Volendo quindi adesso completare i pronomi soggetto, conosciamo yo, tu, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ustedes. E inoltre noi in italiano utilizziamo l'attributo signore, dottore, maestro, capo, questi attributi, no, per aumentare la formalità. In spagnolo ne utilizzano due. E oltre ai già famosi señora y señor, señor, signore proprio. Però si può anche utilizzare caballero se ci si riferisce a qualcuno che non conosciamo, oppure don se conosciamo invece qualcuno, Don Alvarez García, oppure quién es usted caballero, quién es usted caballero, chi è lei signore praticamente. Benissimo, spero che questa brevissima lezione sia stata utile. Saluto gli amici del gruppo di Facebook. Vi consiglio inoltre di iscrivervi al canale, seguire le mie lezioni e i miei vlog in generale, perché presto ci saranno delle novità e un cambio di look. Inoltre vi auguro ancora buon anno e felice anno nuovo, feliz Navidad y feliz anno nuevo y prospero anno de felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. E quindi adesso vado, che il mio telefono sta veramente rompendo le scatole. Adios.